5 del mattino. Adesso ci mettiamo poco poco a lavorare, dalle 5 alle 6 e mezza circa. Ci programmiamo un po' il video, se abbiamo continuiamo dei montaggi arretrati, oppure ci mettiamo a studiare un po'. Poi facciamo colazione, ci prepariamo tutta l'attrezzatura e andiamo al campo. Ok, dopo aver preso qualche appunto su quello che andremo a fare, sul video che andremo a fare oggi, ci prepariamo tutta la roba. Quindi oggi andremo a fare il video sul come indossare le calze grip e ci prepareremo tutta la roba per il video, quindi il completino di Soccer House 24, le calze grip, le calze da tagliare, il nastro e i parastinchi. Ok, dopo colazione alla fine mi sono rimesso un po' a montare, un po' a lavorare. Si sono fatte le 7:15, quindi il momento di farci una doccetta, lavarci i denti, portare tutta la roba in macchina e andare al campo. Sono appena arrivato al campo, sono le 7:50, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia di circa 20 minuti. Comunque questo è lo spettacolo di questo orario del mattino. Questo è perché vengo così presto al campo. Il campo è un po' gelato, non so se lo potete vedere. Ci sono come dei piccoli cristalli di ghiaccio, come muoviamo l'erba sintetica. Forse faccio così per sentirmi meglio. Sono dei piccoli cristalli di ghiaccio. Vabbè, iniziamo a preparare tutta l'attrezzatura. Ok, ora inizia la parte tragica, che sarà quella di togliersi il giubbotto, togliersi i pantaloni, mettere le scarpe da calcio. La parte è tragica perché c'è un po' di freddo. E poi ci mettiamo il microfono, siamo pronti per iniziare le parti parlate. Io di solito faccio le parti parlate prima, perché se no magari poi sudo, mi scompiglio, mi sporco, qualsiasi cosa. Quindi preferisco fare le parti parlate prima e poi dopo andare a fare le parti magari di movimento, di dettaglio. Voglio fare le parti di dettaglio dopo, anche perché il campo adesso è bagnatissimo, quindi se io mi volessi sedere e fare un dettaglio io seduto con le calze, al 90% finirei fradicio per tutto il resto della giornata qui al campo. Quindi preferisco farlo per ultimo. Se mi devo infradiciare lo faccio all'ultimo, quindi adesso mi dovrò togliere tutto. Ho un po' di paura perché c'è freddino. E niente, quindi poi inizieremo con le riprese. Abbiamo settato qua la FS5 con lo Shogun Inferno, che è il monitor che ci permette di registrare in 4K, cioè manda un segnale RAW, quindi ci permette di registrare in 4K 60. In questo caso registreremo ovviamente a 25, perché stiamo facendo una parte parlata, non abbiamo bisogno di uno slow motion. FS5, abbiamo messo un 70-200, che mi piace molto per come rende a livello di sfocato. Mi conoscete ormai sotto questo punto di vista. E siccome non abbiamo nessuno ad aiutarci per mettere a fuoco, infatti qua è tutto manuale ovviamente, per mettere a fuoco utilizzeremo le nostre care amatissime porte. Metteremo a fuoco il palo, spostiamo la porta e ci mettiamo noi al posto della porta. Ok, ho fatto quindi la prima parte parlata, che è quella dell'intro, e la seconda parte parlata, che è quella del procedimento, in cui spiego come tagliare la calza, dove mettere il palastinco, come nastrare, eccetera eccetera. E ovviamente facendo la parte del procedimento ho dovuto appunto tagliare la calza e quindi fare altri dettagli un po' più stretti, dove tagliavo la calza, nastravo il tutto, mettevo il palastinco, eccetera eccetera.
tagliare la calza non è andato benissimo, infatti. Questa è la calza destra, come potete vedere si vede perfettamente il logo Adidas, mentre questa è la calza sinistra e il logo Adidas è un po' coperto, quindi ho tagliato un po' di più questa e un po' di meno questa, ma vabbè, ci siamo, l'importante è capire il procedimento. Ok, ho montato il 18-35 per fare dei dettagli un po' con un'angolazione diversa, con un angolo di vista diverso, cioè volevo quell'angolo un po' più largo appunto per sembrare il tutto un po' più vicino, cosa che non mi può dare il 70-200 con la sua compressione. Ora vado a rimontare il 70-200 per fare l'ultima parte parlata e per fare un po' di dettagli in modo diverso, e niente, ci vediamo direttamente lì. Ok, finito di registrare anche l'ultima parte parlata, anche altri dettagli. Adesso mi faccio un allenamentino circa di 30, 40, 50 minuti, poi torno a casa e andiamo a montare il video. Sono tornato a casa, mi sono fatto la doccia, mi sono cambiato. Ora è il momento di passare i file dall'SSD dello Shogun Inferno all'SSD che io uso per il montaggio e iniziare a montare il video. Ma prima di tutto mi bevo un buon caffè. Queste due sono le due memorie su cui lavoro. Questa è la memoria dello Shogun Inferno, l'SSD, e questo è il Samsung T5 che uso per il montaggio. Questa è la divisione che di solito faccio per ogni cartella, quindi video, progetto, canzone, color e export. Devo questa organizzazione ai ragazzi con cui ho collaborato a Milano, quindi Alex Nicolai e Alex Pirle, da cui ho preso spunto per questo tipo di organizzazione per i file. Ok, come avete visto stiamo trasferendo i nostri file, abbiamo fatto circa 80 GB di girato e vi assicuro che non è tanto utilizzando un monitor come lo Shogun o utilizzando certe qualità comunque in generale. A volte si raggiungono tranquillamente i 500 GB, cioè riempire totalmente la SSD, nonostante abbiamo registrato in ProRes LT, che è la qualità più bassa, ma devo dire che in progetti come questi, in video come questi, la differenza di qualità tra ProRes LT e ProRes HQ o 422 si nota davvero poco, quindi conviene registrare in un formato un po' più compresso come il ProRes LT, che comunque ci garantisce tanta flessibilità in post-produzione. Un formato meno compresso ci dà ancora più flessibilità in fase di color, ma devo dire che non si nota tantissima differenza in come il file regge appunto le modifiche in fase di color. Ok, abbiamo tagliato i file, li abbiamo montati. Questo video è stato abbastanza veloce, sia sotto il punto di vista delle riprese, sia sotto il punto di vista del montaggio, perché è un video comunque in generale abbastanza semplice. Una recensione occupa molto molto più tempo, anche le riprese di una recensione sono sia di più in termini di quantità e sia la qualità della ripresa in sé, quindi magari quando c'è una recensione vado a chiedere aiuto a qualcuno che magari può operare il Ronin e può filmare me, e in questo caso comunque, come ho detto, è abbastanza semplice. Adesso esportiamo da Premiere un file ProRes che poi andremo a importare in DaVinci Resolve per la color. Abbiamo girato questo video con un file, comunque è un file abbastanza piatto, non è un S-Log puro, ma ci si avvicina molto e quindi va colorato, ed è proprio quello che andremo a fare adesso su DaVinci Resolve. Ok, abbiamo il video in esportazione da DaVinci Resolve a Premiere, poi da Premiere semplicemente faremo una semplice esportazione. Utilizzeremo il preset 1080
per YouTube, ricordate di usare quelli, vanno benissimo. Se utilizziamo comunque un preset un po' più grosso che ci fa un file magari di qualità, cioè noi andiamo a vederlo sul PC, il file è di grossa qualità, è davvero poco compresso, poi andiamo a caricarlo su YouTube, si spappola. Quindi utilizziamo il preset di YouTube perché ci dà una compressione giusta. Ripeto, se noi andiamo a fare un file con una compressione molto bassa e poi andiamo a caricarlo su YouTube, il file su YouTube si spappolerà. Quindi utilizzate quello che trovate su Premiere, che va benissimo. Le troverete, penso, anche su Final Cut e su tutti gli altri software di montaggio. Troverete comunque dei preset in base al tipo di esportazione che volete fare. Facebook, Twitter, WhatsApp anche, penso, YouTube, Vimeo, qualsiasi cosa, li troverete. Usate quelli perché se ci sono, vuol dire che sono delle impostazioni consigliate, appunto, da YouTube, Vimeo, eccetera, eccetera. Questo era tutto quello per oggi. Non penso che molti siano arrivati a fine video. Il video magari era un po' noioso per la maggior parte delle persone. Se ci sei arrivato, sono contento. È un argomento che mi sta a cuore. Mi faceva piacere comunque far vedere come io faccio un video. E mi piace anche ricevere dei consigli, magari qui sotto nei commenti, sia sul come fare il video, sul cosa potrei migliorare facendo video, e anche su che video vorreste vedere su Footballers Italy la prossima volta. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale e al canale di SoccerHouse24. Lì troverete tutti i prodotti, tutte le recensioni degli ultimi prodotti fatte comunque da me, quindi ci vedremo anche lì. Questo era tutto per oggi, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se abbastanza lungo e magari noioso. E noi ci vediamo sempre qui su Footballers Italy e SoccerHouse24 per il prossimo video. Presto!